Siete pronti ad immergervi nei segreti dell'universo? Accompagnatemi mentre esploriamo le profonde radici delle 12 leggi del karma, rivelando come possono rivoluzionare interamente la nostra esistenza. State per intraprendere un viaggio cosmico che metterà in discussione tutto ciò che pensavate di conoscere. Preparatevi, perché il karma vi porterà in un viaggio emozionante. Cos'è dunque il karma? Questo concetto trae origine dalle tradizioni induiste e buddiste ed è divenuto noto anche nei tempi moderni. Il karma è la legge cosmica che governa la relazione tra causa ed effetto, l'intreccio a catena dei nostri pensieri, parole e azioni. Ogni nostra azione crea una serie di conseguenze che, alla fine, si ripercuotono su di noi stessi. Questo principio è affascinante, vero? E ora, immergiamoci nelle 12 leggi del karma, che ci invoglieranno a riconsiderare la nostra esistenza. Legge 1. La grande legge. La grande legge afferma che ciò che inviamo nell'universo torna a noi moltiplicato. Raccogliamo ciò che seminiamo. Ogni azione, positiva o negativa, genera conseguenze che ritornano a noi. Quindi, irradiamo amore e positività, ne riceveremo in abbondanza. Legge 2. La legge della creazione. Noi siamo gli artefici della nostra realtà. I nostri pensieri e le azioni modellano il mondo intorno a noi. I pensieri positivi portano a risultati positivi, mentre i negativi generano negatività. Legge 3. La legge dell'umiltà. Dobbiamo imparare dagli errori e abbracciare le lezioni che la vita ci offre. Accettare e vivere nel momento presente ci porta pace. Abbracciando l'umiltà, possiamo crescere e migliorare come individui. Legge 4. La legge della crescita. Come le piante richiedono nutrimento per crescere, anche noi dobbiamo nutrire il nostro sviluppo personale. Il cambiamento è inevitabile e abbracciarlo è essenziale per avere successo. Legge 5. La legge della responsabilità. Siamo i creatori delle nostre vite e dobbiamo assumerci la responsabilità delle nostre azioni. Incolpare gli altri per le nostre circostanze non ci porta da nessuna parte. Legge 6. La legge della connessione. Tutto l'universo è interconnesso. Le nostre azioni hanno un impatto non solo su noi stessi, ma anche sugli altri e il mondo che ci circonda. Legge 7. La legge della concentrazione. Dove va l'energia, va l'attenzione. Concentrare la nostra energia e attenzione sui nostri obiettivi e sogni invita l'universo ad aiutarci a realizzarli. Legge numero 8. La legge del dono e dell'ospitalità. La generosità e la gentilezza sono essenziali per la nostra crescita spirituale. Dare senza aspettarsi nulla in cambio crea un ciclo positivo di scambio. Legge numero 9. La legge del qui e ora. Vivere nel presente ci porta gioia e appagamento. Il passato è passato e il futuro è ancora da venire. La vita accade nel momento presente. Legge 10. La legge del cambiamento. Il cambiamento è costante e dobbiamo abbracciarlo. Resistere al cambiamento porta a stagnazione. Adattarsi a nuove circostanze ci permette di crescere. Legge numero 11. La legge della pazienza e della ricompensa. Il successo richiede pazienza e perseveranza. Le ricompense
arrivano a coloro che sono disposti ad attendere e a lottare per ciò che desidera. E infine, la legge numero 12, la legge dell'importanza e dell'ispirazione. Vivere una vita che ispira gli altri è la ricompensa più grande. Vivere con passione è uno scopo, ispira gli altri a fare altrettanto. Incorporando queste leggi del karma nella nostra vita, possiamo creare un mondo migliore per noi stessi e per gli altri. Questi insegnamenti ci ricordano che possiamo influenzare il nostro destino e il mondo intorno a noi attraverso le nostre scelte e azioni. La chiave per trasformare la nostra vita è dentro di noi. Spero che questa esplorazione delle 12 leggi del karma vi abbia ispirato e motivato a perseguire una vita di crescita personale e automiglioramento. Grazie per essere stati qui con noi in questo viaggio illuminante attraverso le profonde verità delle leggi del karma. Se questo video vi è piaciuto e vi ha ispirato, non esitate a mettere un pollice in su e a iscrivervi al nostro canale per ricevere ulteriori contenuti sulla crescita personale e l'automiglioramento. Aspettiamo con interesse di sentire le vostre riflessioni e esperienze nei commenti qui sotto. Ciao! Ci vediamo al prossimo incontro.